Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Aperitivo con Artista. Ketty La Rosa. L'essenza della vita è rappresentata dalla maternità per l'artista. Come mostra l'opera Maternità, osserviamo l'embrione posto all'interno del tronco di un albero. Mille sono le sfumature di colore dell'albero della vita. L'opera ha l'intento di riunire la natura dei vegetali con l'essere umano, le cui funzioni sono complementari. Nell'opera Africa, il respiro, l'artista vuole celebrare la madre terra, un inno alla vita che respira e si manifesta con i suoi colori caldi, i colori particolari proprio dell'Africa, terra fertile e porosa, terra madre di fiori e alberi. Alessio Mariani, Alma. Il fulcro della vita per l'artista è la conoscenza di se stesso. Il Mariani, nelle sue opere, mette in scena la storia della sua vita. Nell'opera L'altrove si annullano i tratti somatici e rimane solo l'occhio, specchio dell'anima, che ci osserva, quasi come se il Mariani volesse insegnarci a guardare, sollecitando lo spettatore a togliere la maschera. Nell'opera Armonia in movimento è molto forte il richiamo al girone dei dannati dell'inferno dantesco. Le figure sono stilizzate, tutto riporta alla salvezza e alla dannazione eterna, un chiaro riferimento alla Divina Commedia. Vediamo centrali tre colline che richiamano il Monte Purgatorio. È inoltre presente nella parte in alto a destra una crocifissione che riconosciamo dalle pennellate in giallo, simbolo della luce divina. Alma rappresenta una massa viola, un richiamo alla mente umana da cui fuoriesce un punto interrogativo. Tutto ciò che egredisce dall'opera è il frutto delle straordinarie visioni che l'artista narra con le sue tele, richiamando la storia dell'uomo, proprio come fece Dante Alighieri. Pasquale Palese. Fulcro della poetica artistica di Pasquale è la figura umana con particolare dedizione al corpo femminile. Nel primo bacio di Adamo l'artista vuole esaltare l'amore. Le due figure sono nude, l'una davanti all'altra, avvolte da un bacio appassionato. Due anime che si incontrano e per sempre si appartengono. Nell'opera Eccomi, forme sinuose e provocatorie si animano sulla tela. L'artista con le sue mani vuole dar voce alla manifestazione del proprio inconscio, donando grazia e dignità alla figura della donna. Un atteggiamento intimo è quello della donna, il riflesso di un'anima impresso sulla tela. Silvia Perrone. L'arte della vita, la bellezza della donna, la capacità di far uscire e far emergere l'anima dei suoi soggetti. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono e animano il pensiero di Silvia Perrone. Nell'opera astratta vediamo della donna solo la parte inferiore del volto, fino al mezzo busto. Silvia vuol far emergere l'anima delle sue figure. Ecco perché il corpo nudo. La nudità è la manifestazione più alta dell'essere umano. Nell'opera Chimera, classicismo e innovazione si fondono e si animano nei corpi aggraziati. Sono questi il fulcro delle opere di Silvia Perrone, che dona dignità ed eleganza al nudo. La figura femminile è intrisa di fascino. La luce scivola fluida sul corpo, richiamando quei canoni di proporzione classica ripresi dai grandi maestri del passato. Giulio Pettinato.
Per l'artista sono la donna e il mare gli elementi cardini del suo pensiero artistico. Nell'opera La ragazza con il cappello emerge la passione dell'artista per lo studio della bellezza femminile, che pettinato riesce a rendere con eleganza. L'artista, con giochi di luce, rievoca il pensiero di Gustav Klimt, affascinato dalla figura femminile che ritornava in ogni sua opera, sullo sfondo della meravigliosa Roma che fa da cornice alla donna. Nel marzo 2020, a seguito del problema coronavirus che ha colpito l'Italia e il mondo intero, l'artista Giulio Bettinato decide di fondare la corrente artistica Blu Oltremare, come omaggio alla nostra penisola che viene continuamente irrorata dal mare. L'artista percepisce il mare come la sua casa, il suo più grande amore, omaggiando anche la sua città natale, Vibo Marina. Dedica proprio al mare l'opera Mare in tempesta, con cui il maestro vuole richiamare la simbologia del blu. Il colore che richiama la calma e l'equilibrio dell'anima, un equilibrio che secondo l'artista solo il mare riesce a donare. Patrizia Piccioni. L'artista nasce come iconografa, genere alla quale si dedica con amore e dedizione, con squarci di luce che richiamano l'essenza della vita, proprio come emerge nell'opera Vita, dove l'artista vuole rappresentare la vita che cresce nel ventre. Nell'opera Profilo d'angelo emerge il fulcro dell'anima dell'artista e la sostiene che nelle sue opere viene guidata dalla grande fede in Dio, sottolineando l'importanza della collaborazione fra uomo e Dio, ricordando la celebre opera di Caravaggio, San Matteo e l'Angelo, dove quest'ultimo computa con le dita l'inizio dei Vangeli, riassumendo la stirpe divina di Cristo che discende da Davide. È la luce divina il cuore pulsante delle opere di Patrizia. L'angelo simboleggia la vita, ricordando l'annunciazione di Maria, l'annuncio della vita. Un'iconografia, quella dell'arte sacra, basata sui testi evangelici, sulla storia dell'umanità, come monito per tutti i viventi, al fine di non perdere la speranza nella fede. Ivan Pignataro. La vita è rappresentata come un idillio che prende vita fra forme e colori, dove l'immagine femminile è l'oggetto di studio che gli predilige. La figura della donna è l'elemento cardine delle opere di Ivan. Nell'opera Danzatrici sognanti, le danzatrici ballano delineando i confini di un mondo sognato. Soffermandoci sull'opera, sembra quasi che l'artista abbia voluto realizzare un quadro dentro una. Altro quadro, un mondo circoscritto nel tondo della parte superiore dell'opera. Malinconia e speranza si fondono nell'animo dell'artista, regalando al fruitore straordinarie suggestioni.